Trasmissione del giovedì di Canale 2 c'è, dopo il TG, c'è, per fortuna ci sarà sicuramente ancora per molto tempo perché questa emittente televisiva avrà lunga vita, c'è, ci siamo molto seguiti, di questo vi ringraziamo della importanza che date a questa televisione, soprattutto guardandola e quindi dandoci questo attestato di fiducia e di stima nei confronti di una emittente che voi lo sapete da 15 anni, questa emittente televisiva è impegnata per valorizzare il nostro territorio e per fare una informazione seria, corretta, credibile, mai con doppi fini, sempre molto sincera, spero che questo arrivi a voi e credo che sia già arrivato, altrimenti non avremmo avuto il successo che oggi abbiamo, proprio grazie a questo nostro atteggiamento rispettoso del territorio in cui si vive. Allora, grazie ai nostri sponsor, ai nostri due sponsor che anche oggi ci accompagnano e ci assistono nella realizzazione di questa trasmissione. Trasmissione importantissima oggi. Attenzione, attenzione, amici telespettatori, perché oggi si parla di un argomento che può sembrare un po' difficile, ma importante per tutti, soprattutto per gli agricoltori, per coloro i quali posseggono un pezzo di terreno, insomma, è importante per tutti i cittadini, soprattutto di Altamura, perché parleremo della nostra città. E lo faremo con un ospite che per la prima volta viene qui nei nostri studi, è un tecnico, esperto di questa materia della quale vi parleremo, l'ingegner Giovanni Martimucci, che è qui con noi, ben trovato in questo studio, in questa nostra trasmissione. Giovanni Martimucci, che vogliamo dire, molti è conosciutissimo in questa città perché è stato anche un ex amministratore, oltre che essere un ex amministratore negli anni 80. È un tecnico poi della materia della quale parleremo. Oggi, ingegnere, di che parleremo? Lo spieghiamo. Usi civici, questi sconosciuti. Cosa sono? Qualcuno si metterà già il ghiaccio in testa ora se è in casa. Di che si tratta? Cosa allora, sono questi usi civici? Prima di inoltrarci nell'argomento è opportuno che io faccia un saluto a tutti i telespettatori. Grazie. Siccome siamo ancora a gennaio, formulo i migliori auguri per un 2016 prosperoso. Allora, attendevamo questa trasmissione da tempo, questo lo possiamo dire. Devo ammettere che da parecchi anni mi hai sempre invitato, io ti ho sempre detto, il momento in cui uscirà la sentenza, una sentenza del importante Consiglio di Stato, che è avvenuta, allora sarò pronto per venire in trasmissione. Allora, la materia degli usi civici è una materia esoterica, dico. Allora, però questa non è una brutta, è una bestemmia. Certo. Cioè, significa che è comprensibile, è abbastanza complicato. Comprensibile solo a pochi. Ma a pochi, non perché questi pochi sono dei privilegiati, a quei pochi che hanno avuto la facoltà di studiare e quindi se non si conosce la storia, in questo caso la storia di Altamura, non si capisce certi di che termini, usi civici, stati occupatori, diventa veramente complicato. È una materia impalpabile praticamente, che nemmeno gli avvocati, non tutti gli avvocati conoscono, perché ha le sue origini molto antiche, addirittura nel caso di Altamura dobbiamo risalire a Federico II. Però siccome si tratta di una tassa, è una tassa. Credo che i nostri telespettatori saranno molto interessati. Cioè, come ebbe a dire in un convegno il presidente dell'Associazione Nazionale degli Usi Civici, gli usi civici sono come il vino, più se ne beve e più finisci per non capirci nulla. Ti ubriachi. Quindi bisogna stare attenta, non allargarsi troppo, ma citare soltanto quegli elementi essenziali per poter far capire. Per rendere più comprensibile la materia. Allora, quindi è importante sapere la storia. Allora, nel nostro caso, Federico II di Svevia, quando ha dato le terre di Altamura, non ha fatto una donazione, ma una concessione. Cioè Federico, per incrementare le casse all'epoca della curia imperiale, ha limitato il territorio di Altamura e su queste terre ci ha messo dei canoni. Più che dei canoni, ha detto, per i seminativi, coloro che
seminavano dovevano dare alla curia imperiale la mezza semenza, per le vigne la quarta parte di una salma di mosto. La salma di mosto è di circa 86 litri, una ventina di litri per il mosto. E solo per le vigne questo diritto si poteva trasferire agli eredi. Quindi il primo esempio di appadronamento delle terre lo abbiamo già nel 1240. Questo Federico, ricordiamolo, lo fece per dare per valore alla città, per incrementare il lavoro, Altamura, per far ripartire, cioè, un po' l'economia, no? Quello che voleva fare Renzi, esatto. Voleva fare Renzi. Cioè, Federico è stato un imperatore lungimirante. Certo, cioè, certo. Per incrementare dello Stato lui addirittura fondava delle città. Nel caso di Altamura, Altamura non è, diciamo, come popolazione non esisteva prima del 1230, era un territorio deserto. E questo fatto lo si evince da una causa che fu fatta nel 1299 su ordinazione di Carlo II d'Angiò, nel 1299, sì, tra il vescovo di Gravina e l'arciprete di Altamura. Perché Gravina già esisteva come città. Gravina già esisteva. Ah, e il vescovo questa è una di cosa Gravina che non sapevamo. Una volta che Altamura aveva costruito la chiesa è stata costruita dagli altamurani su permesso di Federico II, ah, che ha voluto soltanto che a testa della chiesa ci fosse un prete, mai un vescovo. Quindi, una volta che gli altamurani costruirono la chiesa, il vescovo di Gravina voleva la giurisdizione sulla chiesa di Altamura. A quei tempi la giurisdizione significa che doveva prendersi le tasse, sì, che all'epoca erano i maiali, le galline, certo, queste cose, certo, qua. Certo. Allora nacque un conflitto tra l'arciprete di Altamura, messo da Carlo II d'Angiò, perché era devoto a San Nicola di Bari, d'Angiò. Allora lui unì la chiesa di Altamura alla chiesa di San Nicola e mise a testa di Altamura un prete. Ecco il perché di questa di tutte causa queste chiese. Mm. Fu fatta nel 1299, dove furono chiamati 48 testimoni, 24 a favore dell'arciprete di Altamura e 24 testimoni a favore del vescovo di Gravina. E questa causa fu trascritta su una pergamena che esiste presso l'archivio di San Nicola di Bari, che è lunga oltre 10 metri. Leggendo questa pergamena si vedono i costumi dell'epoca. Ah, guarda un po'. E furono chiamati a testimoniare gli uomini di 80 anni. Tant'è vero che quando venivano interrogati, sai come si chiamava Altamura? La chiamavano Altiglia oppure Alta Augusta. E Federico, per popolare questo territorio deserto, mandò il bando per le città limitrofe dicendo loro che se venite ad abitare ad Altamur non pagate per 10 anni le tasse. Quindi queste furono chiamati, spostati, diciamo così, dai paesi limitrofi per forza, cioè per volontà del re, e questi cittadini si chiamavano cittadini revocati. Tant'è vero che in questa causa dice: no, io ho visto la lettera. Era quasi un esilio, insomma. Dice: no, devi andare lì. Per popolare Altamura. Quindi la pergamena che noi abbiamo del 12 febbraio 1243, dove vengono indicati i confini di Altamura, la chiamiamo pergamena di Federico II. Ma qua non sono altro che due lettere imperiali fatte, una del dicembre 1242 e l'altra a febbraio 1243, dove Federico indica delle persone a cui viene dato il compito di stabilire i confini di Altamura. E il territorio di Altamura era composto di 108.949 tomoli. Quindi il territorio è circa 43.000 ettari. Sì, quindi di qui poi la storia di questa vicenda. Naturalmente, man mano che si andava, nessuno poteva recintare le aree. Le potevano seminare, le potevano pascolare, ma tutto pubblico, tutto sommato. Nel 1460, con Ferdinando I d'Aragona, su richiesta dei cittadini,
elimina la mezza semenza che stava sui terreni seminativi. Quindi la mezza, i terreni seminativi, cosiddette, chiamate poi successivamente le terre matinne, diventarono di proprietà, perché una volta che toglie la mezza semenza, però la proprietà non era piena, perché i proprietari degli animali avevano il diritto di andare a pascolare. In un certo periodo dell'anno. Però in un certo periodo dell'anno, tant'è vero che in latino si dice sectis segetibus, cioè solo in quel caso di Altamura per due mesi l'anno. Quindi ricapitoliamo, queste persone che avevano utilizzato questi terreni erano sì proprietari, ma per due mesi l'anno dovevano concedere la facoltà di poter entrare nel terreno. Ora, per pascolare. Ora qualcuno dice, da dove si evince questo fatto che era per due mesi l'anno? Dai regolamenti dei cosiddetti della Baglive del 1778, dove si viene detto all'articolo 25 che nessun cittadino, fino a quando stava nell'istriale del proprietario, poteva entrare con gli animali, ma solo dopo che il proprietario aveva tolto l'istriale, aveva tolto persino fino all'ultima regna, solo allora. Quindi quando aveva finito di sfruttare la terra, nel periodo di luglio, sì, luglio-agosto. Quando aveva finito di sfruttare la terra per l'uso, quindi, diciamo, contadino, quindi, poteva. Quindi c'era l'uso civico del pascolo, allora, che sta tuttora sulle terre matine, grava ancora tuttora. Allora uno può pensare che stiamo parlando di storia e finisce qui. No, qui inizia la cosa, la parte più incredibile di questa vicenda, cioè... Questi usi civici sono ancora in vigore. Sono ancora in vigore. Cioè il comune... Tant'è vero che in un consiglio comunale del 1948 si tentò di eliminarlo, questo uso civico, dicendo che il pascolo, questo, anzi, più che uso civico, lo chiamavano compascolo. Sì. Cioè dice, era un'abitudine, una consuetudine. Dice, come tale può essere abolito. Invece quella del libro fu bocciata perché non può essere abolito in quanto... Era un diritto su terra demaniale, perché tutte le terre di Cadazzo. Quindi parliamo di una pertinenza, in realtà. Esatto, come cioè, se diciamo fosse un riservato dominio. Un riservato dominio. Cioè un riservato che spetta alla collettività. Il comune è soltanto il gestore. Cioè. Quando si parla del comune, proprio dei cittadini. Dei cittadini. Ho il comune non è proprietario di niente. Ho capito. Il comune gestisce. Deve solo. Quindi questi parchi, queste matine, nella storia furono individuate ed erano 39.000 tomoli circa. Poi i terreni lontani da Altamura, specialmente quello sulle Morge, i concessionari, chiamiamoli così, incominciarono a recintarseli con muretti, sì, a fare fabbricati per, certo, il ricovero degli animali. Certo, perché il tempo è passato. Questi terreni nel 1754 però da parte di Ottavio Farnese il 14 novembre 1554 furono individuati e chiamati parchi chiusi. Però anche lì fu detto, recintate, però dovete pagare un canone di 5 grana a tomo. Quindi abbiamo visto che di 108.949 tom, circa 60.000 tom diventarono i parchi chiusi, dove c'era il censo, si pagava 5 grana, un canone di 5 grana per ogni tom. Questa tassa oggi noi troviamo, questi censi li troviamo nel catasto sotto forma di livelli. Quando facciamo un passaggio di proprietà, tu chiedi un certificato al catasto, viene detto in molti casi concedente comune di Altamura, livellario Castoro. Sì. Quello significa che il censo che messo a suo tempo e stava sui parchi chiusi. Cioè un diritto. Qui abbiamo visto, sui parchi chiusi c'era il censo di 5 grana a tomo. Per le matine... sono terre, diciamo, private, però gravate dall'uso civico del pascolo, perché i cittadini potevano andare a pascolare, sia pure. Poi 11.000 tomoli, no? Costituiva ancora il demanio. Ora, questo risultato lo troviamo in un documento importantissimo che sta presso l'archivio di Stato di Napoli, ed è questo qua.
Questo è il documento principale, dove c'è una relazione del sindaco Labriot del 1862 fatto al Ministero dell'Agricoltura, che voleva sapere come stava la situazione dei terreni di Aldamo, perché si pagavano le tasse. Allora, il sindaco, Labriola, disse che la situazione di Altamura è così: ci sono tot tomoli di parchi chiusi dove si paga il canone di grana a 5 tomoli, 39.000 tomoli per le matine e 11.000 tomoli. Cioè una sorta di IMU moderna, come l'IMU moderna, però all'epoca c'era questa tassa. Quindi, diciamo che nel 1861 abbiamo un quadro chiaro di come le terre si erano evolute. E sì, quindi abbiamo detto che la classificazione delle terre era parchi chiusi, sì, dove si pagava il censo di 5 gran a tomo. Poi c'erano le cosiddette matine, che sarebbero i terreni seminativi, dove si esercitava l'uso civico del pascolo, e poi c'era il vero demanio di 11.000 tomi. Però nella storia i proprietari dei parchi abusivamente si prendevano il terreno, specialmente i canali che stavano in mezzo ai parchi, e li impossessavano. Allora, in una verifica fatta successivamente a questo fatto, furono individuate queste terre che erano state prese dal demanio. No? Sì. Furono individuate. Allora, dice, cosa facciamo? Una volta individuate, nel 1827, dice, cosa facciamo? Li facciamo restituire? Dice, no, se li tenessero, però pagassero il censo. Sì. Quindi, allora arriviamo tutto sta, poi nel 1806, poi sono arrivati i francesi, Gioacchino Murat Bonaparte, che hanno fatto delle leggi liberistiche che dovevano togliere la promiscuità e cose, e c'era un decreto del 1808 dove dice che il demanio deve essere quotizzato e dato ai cittadini poveri. Sì. Quindi furono, nel 1867-1900 furono praticamente fatte le quote di questo demanio e furono assegnate. Però anche su queste quote demaniali si pagava il canone. Qui non so se sono stati. Sì. Qui facciamo un po' un riassunto. Quindi per venire ai giorni nostri, arriviamo ai giorni nostri, arriviamo ai giorni questa. No, poi nel 1927 è uscita la legge tuttora in vigore, che è la legge madre che governa, gestisce tutto questo argomento. La legge numero 1766 del 16 giugno 1927, che è una legge valida a livello nazionale, che è tuttora in vigore, alla quale ci si riferisce per questa vicenda. Prima questa materia la teneva nelle mani lo Stato, con il DPR 72-76 questa materia passò alla Regione. Quindi quando passò alla Regione queste cose andranno a finire nel dimenticatoio. Per anni nessuno ha chiesto nulla. Nessuno ha chiesto nulla. Quindi poi, i proprietari dei terreni non sapevano, erano all'oscuro, insomma, di questa 98, vicenda. La Corte dei Conti è intervenuta e ha detto, cari comuni, voi dovete... Anche il comune di Altamura, ovviamente. Tutti i comuni meridionali. Certo. Riferiamoci al comune. Certo. Cioè, voi dovete incassare questi soldi, questi che vi aspettano. Che aspettate? A che sia la regione sia i comuni temporeggiavano, allora fu fatto la legge regionale. Allora torniamo un po' alla legge del 1927, praticamente. Quindi la legge del 1927 stabilisce le terre gravate da usi civici, cioè terre private individuate, ma gravate, come usi civici le matine, e delle terre di uso civico. Sì. Quindi in questa materia le parole sono come le pietre, bisogna stare attenti. Una cosa è dire terre gravate da uso civico, e una cosa è dire terre di uso civico. Già se uno ci fa attenzione, terre di uso civico significa che appartiene al cives, al pubblico, sono terre demaniali, terre collettive. Invece le terre gravate da uso civico sono terre private, solo che c'è questo riservato dominio, che in questo caso era il diritto del pascolo. Ma guarda un po'. Non so se... Sì, è stato chiarissimo. E la legge del 1927 istituì all'articolo 27 i commissari degli usi civici. Quindi anche se era una legge nazionale, però i commissari degli usi civici avevano il compito di mettere a posto tutta la questione dei demani a secondo
diciamo, le abitudini e la storia. Oh, questa tassa, per capire meglio, questa tassa sugli usi civici è una tassa annuale? È possibile? È un canone. È un canone annuale. Ma è possibile riscattare, dice, no, io voglio essere proprietario per intero di questo terreno? Allora, in quel caso, ecco, ci spieghiamo questa differenza. In quel caso, diciamo, il cittadino, per non avere questo fastidio, questo peso, che ogni 15 di agosto deve andare a dare sta tassa, a pagare perché questo anno. Ovviamente nel frattempo nessuno utilizza come uso, diciamo, civico il terreno, nessuno va lì a pascolare. Anche se il pascolo non esiste più, sì, però il diritto della collettività esiste. Ha un valore. Quindi questo diritto lo devi affrancare, ma lo devi pagare. Un po', è una cosa incredibile. Cari, lo devi affrancare. Quando uno pensa che è proprietario di qualcosa, arriva sempre un... qualcosa che dimostra il contrario, siamo proprio... Il comune di Altamura è un comune fortunato, perché privilegiato rispetto a tutti i comuni, sì, perché la situazione del demanio delle terre di Altamura, sì, fu tutta sistemata. Cioè? Cioè, una volta istituiti i commissari degli usi civici, il commissario per la realizzazione degli usi civici della provincia di Bari emise un decreto dichiarativo, il numero 338 del 1928, in cui nominò dei tecnici per mettere a posto tutta la situazione delle terre di Altamura. E quindi nominò... Cioè, per individuare per ciascuno il costo che per dovevano... Per individuare i canoni, i canoni che ciascuno doveva affrontare. Allora, fu nominato l'ingegner Ciro Lapeschi nel 1930, il quale fece una relazione sommaria di come si doveva agire. Il commissario, ripeto, il commissario per fu legge... Fu pagata la parcella, ovviamente, in questo senso. Il commissario per legge deve essere il minimo giudice di corte d'appello. Ah. Cioè, non stiamo parlando di persone funzionari qualsiasi. Quindi, poi un decreto emesso dal commissario dell'Usi Civile ha una valenza. E no, perché per le terre di Altamura... È una grossa responsabilità. Fu emesso il decreto. Allora, questo perito individuò... un criterio. No, andò a rifare tutta la storia, individuò le terre gravate da censo, i cosiddetti parchi chiusi, individuò le terre delle matine e stabilì per tutte queste terre, sì, i canoni. Ah, poi nella relazione il perito nota, nel fare la storia un po' di queste terre, nota che i parchi chiusi si erano ancora dilatati e si erano praticamente a discapito del demanio. Sì. Allora, queste terre furono individuate e furono chiamate parchi illegittimi e furono individuati, fatti i cosiddetti stati degli arbitrari occupatori. No? Poi quelle terre che ho detto prima... Cioè fece un lavoraccio enorme. Un vero e proprio censimento. E stabilì... di quello che era accaduto ad Altamura tutti questi anni. Per le terre gravate da uso civico stabilì il canone e fu emesso il decreto per le terre individuate dagli usi civici, fu emesso il decreto. Stiamo arrivando, amici telespettatori, piano piano ai giorni nostri, allora, ora capirete di che quindi cosa parliamo. Fu emesso nel 1960 il decreto, questo è il decreto, per la questione degli usi civici, per le terre gravate da usi civici. Ed erano diventati, una volta emesso il decreto, il sindaco del comune di Altamura fece un manifesto che pubblicò questo decreto. Ai nostri telespettatori. Questo è il decreto e questo è il manifesto. No? Ah, poi la legge del 1906 vuole che per le terre gravate da usi civici, cioè per le matine, voleva che l'affrancazione di questo usi avvenisse per scorporo del terreno, cioè che andava da un ottavo alla metà, a seconda se l'uso era essenziale. Siccome era essenziale per la vita, il comune di Altamura poteva, diciamo, farsi avere il terreno da un ottavo alla metà. Il perito propose un decimo, però siccome i terreni erano stati migliorati, si può fare anche la francazione con moneta. Allora fu usato questo criterio.
dei 30.000 tomoli. Fraccazione allora, significa il riscatto, sì. Diciamo. Allora, per cioè, i terreni superiori a 25 peso. Ettari... Levare questo peso. Per i terreni superiori a 25 ettari, il comune si deve andare a prendere un decimo. Per tutti gli altri terreni, il comune doveva far pagare. E fu stabilito il canone di lire, 25 lire ad ettaro. Perché è importante questa materia, amici telespettatori? Perché, no, perché arriveremo quando, a... quando un cittadino, proprietario di un terreno, crede di essere proprietario al 100% di questo terreno, non è proprietario, lo vuole vendere, lo vuole cedere, e grava questo peso, questo balzello, chiamiamolo così. Allora, questo decreto, è importante questo decreto vicenda. Matino, decreto Ramoni lo chiama, perché Ramoni era il perito che subentrò alla pesca, perché la pesca morì, subentrò Ramoni, il quale completò il lavoro fatto dalla pesca, quindi il decreto emesso dal commissario degli usi civili per la liquidazione degli usi civili di Bar, si chiama decreto Matine o decreto Ramoni. Sì. E fu stabilito per queste terre lire 25 lire ad ettaro. Poi per i terreni usurpati che andarono a finire negli stati degli occupatori, sì, cioè quelli che abusivamente, gli abusivi, diciamo così, gli abusivi, il perito propose una legittimazione in lire, 500 lire ad ettaro. Ma guarda, fu solo una proposta, perché la legittimazione non la poteva fare il commissario degli usi civici. Non arrivò mai questa legittimazione. È arrivata. Con una legge, arriviamo alla legge regionale. Quindi questa è l'impostazione. Quindi il territorio di Altamura nel 1960 era tutto stato, diciamo, mappato, visionato, mappato. E si sapeva bene che sulle quote demaniali c'era il canone, per le terre matine c'era un canone, in questo caso dell'uso civico. Sì. Per le terre usurpate c'era una proposta di legittimazione. Quindi lo vogliamo spiegare ai nostri telespettatori. Cioè, non bastava l'IMU agricola, non bastava il consorzio di bonifica, c'è anche questo problema e ora ci arriviamo. Ma per un'interpretazione un'interpretazione diciamo fatta male da parte del comune. Comune di Altamura, qua veniamo ai giorni nostri. Dico, a un cittadino. Per 41 ettari in zona industriale. Spieghiamolo. Oggi il comune di Altamura ha titolo di richiedere queste somme. Sì, oggi le può richiedere. Allora vediamo com'è andata. Attenzione, stiamo parlando di cosa che sta per accadere. La regione Puglia ha legiferato in questa materia, nel rispetto della legge 1926. Sì. E quindi nel 1998 ha fatto la legge numero 7, dove ha detto, all'articolo 10,3, ha detto che per fare la frangazione, siccome questi canoni... Cioè per liberare i terreni da questo peso... E quindi poter fare la frangazione. Siccome questi canoni sono vecchi... Bisogna adeguarli. Una volta adeguato, dice la legge regionale, bisogna moltiplicare per 20 e aggiungere gli interessi degli ultimi 5 anni. Questa è la legge per fare l'affrancazione. Quindi il canone, diciamo, delle 25 lire per le terre matine deve essere aggiornato e poi, una volta aggiornato, tu metti a ruolo questo canone aggiornato. Il cittadino, per non avere questo fastidio di ogni anno andare a versare questo canone, fa l'affrancazione. Perché praticamente, cioè, tutta una volta, perché praticamente questi canoni da pagare arriveranno ai cittadini. È chiaro, perché arriveranno. Cioè, allora lo sa direttamente. C'è stata incertezza, la legittimazione poi delle terre usurpate è avvenuta con un'altra legge regionale, la numero 14 del 2004, che ha legittimato le terre usurpate. E secondo me ha fatto una legge incostituzionale, perché la legittimazione, o meglio, che significa la sdemanializzazione, non è competenza della regione, perché è rimasta ancora in capo allo Stato, perché col decreto 616 la legittimazione non è passata alla regione, e quindi lo può fare soltanto il Presidente della Repubblica su proposte della regione. Però non ci inoltriamo in questi aspetti legali che non ci interessano. Sì, vediamo le cose pratiche nostre. Allora, facciamo con la legge 14 la regione demanda ai comuni di fare
tutto l'aggiornamento e la fondazione. Cioè dice praticamente, quindi, comuni, il comune di Aldamura, c'è da incassare dei soldi, datevi da fare. Se in questi anni vi siete scordati di esigere questi, di pretendere questi soldi dai cittadini, ora dovete darvi da fare, perché questi soldi il comune li di dovete Aldamura, pretendere. Nel 2009 il comune di Aldamura cosa fa? Fa le cifre, fa due delibere. Una nel 2009, la numero 57, delibera di consiglio comunale, e un'altra del 2010, la 22, a integrazione della prima. Oh. Allora, cosa, il comune cosa fa? Non aggiorna il metodo di aggiornamento del canone, che secondo me era facile farlo con l'indice Istat, non ha usato quel metodo. Ha usato tutta un'altra sua procedura, che non sto qui a come... Certo, non, cioè, non per l'aggiornamento del canone... Veniamo al pratico. Ha fatto a modo suo. Poi, sempre le leggi regionali, dicono che nel calcolare il canone aggiornato bisogna tener conto dell'edificabilità dei terreni. Cioè, se un terreno, è un altro elemento. Se il terreno è diventato edificabile, tu ne devi tener conto, perché il canone aumenta. Sì. Che io sostengo che per le terre matine questo fatto dell'edificabilità non ha senso. Perché per le matine tu devi quantificare, dice la legge nazionale, il diritto che possiede la collettività. Cioè, se tu, faccio un esempio, se hai un ettaro di terreno e glielo dai a uno a pascolare le pecore, che costi ti dà? Agnella Natale, sei tu. Questo è il diritto. Sì. Quindi che non c'entra niente, non c'entra niente con la destinazione urbanistica, certo, del terreno. Certo. Perché se io porto le pecore a pascolare, che il terreno sia edificabile o non lo si edifica, il diritto della collettività non cambia. Quindi, però il comune ha tenuto conto anche di questa cosa. Allora cosa ha fatto il comune per aggiornare il canone? Ha fatto tutta una procedura per aggiornare il canone degli stati occupatori, non delle matine, degli stati occupatori. E poi con una frase nella delibera dice: per differenziare il canone delle matine basta dividere per 20. Perché qui 20, ho detto che per le matine era 25 lire, per gli stati occupatori 500 lire, 25 è la ventesima parte di 500. Allora i comuni, senza entrare nel merito, perché non, diciamo, sì, forse non poi non diventa una cosa non troppo chiara. Praticamente dice: per le matine basta dividere per 20. Se non che quando va a fare la determina per un terreno delle matine, questa divisione per 20 non la fa. Non la fa. Applica il canone degli stati occupatori, pur per le matine. Quindi veniamo al pratico. Siamo arrivati a un cittadino. Quindi, allora, in seguito a queste due delibere, il comune dava soddisfazione. E poi il comune aggiungeva, una volta determinata la somma, aggiungeva i canoni arretrati per 10 anni e gli interessi arretrati per 10 anni. Ma quando gli interessi che si prescrivono dopo 5 anni. Sì, massimo 5 allora, anni. Allora, le piccole somme, questo è il corpo della delibera. Boh. Le piccole somme, uno che è andato al notaio... Altamura la legge a parte, sì, diciamo, non è, fa parte dello Stato. Ora, sì, un cittadino per questa ha denunziato addirittura un notaio. Perché dice: scusa, quando abbiamo fatto l'atto, perché non mi hai detto che c'era l'uso civico? Ma il notaio da dove si può ricavare l'uso civico? Perché quando fu fatto il decreto, il comune per risparmiare i soldi fece soltanto la trascrizione del decreto e non accese l'ipoteca sulle singole particelle allegate al decreto. Quindi non risulta dei documenti. Risulta. Quando uno fa quando passaggio la cosa è diventata di dominio pubblico, allora i notai dicono ai cittadini: fatti fare il certificato al comune se c'è l'uso civico. Allora un cittadino ha fatto questa cosa, chiede al comune, dice: voglio fare la francazione per il mio terreno che ricade in zona industriale, devo fare una cosa, la consistenza era 41 ettari. Allora il caso è questo: un terreno di 41 ettari di un cittadino in zona industriale, e questo cittadino chiede al comune perché lo voglio fare la francazione, voglio essere libero. Cosa gli ha chiesto il comune di Altamura? Tra il capitale, i 10 anni di arretrato e gli interessi, gli ha chiesto una somma oltre 5 miliardi delle vecchie lire, cioè 2 milioni 600 mila euro. Cioè, questo terreno, cioè un ettaro di terreno, questo cittadino, l'ha venduto. Quanto vale questo terreno? L'ha venduto 20 mila euro.
15.000-20.000 euro ha venduto un ettaro. Il comune, per togliere l'uso civico su un ettaro, ne chiede 65.000. Allora, già questo fatto, c'è qualcosa che non funziona, cioè non c'è bisogno di capire le leggi, le cose, perché la legge c'ha anche un senso logico. È mai possibile... Cioè il valore del terreno è 20.000 euro adesso. Cioè il valore dell'uso civico è i 2/3 del valore del terreno stesso. Cioè per tre volte, perché hanno applicato il canone degli stati occupati. Cioè per essere più pratici è come se uno vendesse un'autovettura del valore di 5.000 euro, il passaggio di proprietà costasse 15.000 euro. Esatto. Siamo qui. L'esempio è questo. Il cittadino di fronte a questa richiesta fa ricorso al TAR. Ma guarda un po' dove bisogna andiamo andare. Al TAR, si va al TAR, il TAR, perché forse l'avvocato non si prende, rigetta. Va bene, non sappiamo. Rigetta il ricorso. Il comune si fa forte di questa, diciamo, vittoria. Questo rigetto. E quindi non vuole, pur sapendo che in questi due delitti c'è questo errore importantissimo, perché tu mi hai applicato un canone di una terra anziché dell'altra, siccome ho avuto ragione al TAR, non modifico niente. Siamo arrivati al consiglio. Il ricorso poi viene fatto pure in Consiglio di Stato. Chiedo scusa, ma anche nella ipotesi in cui non si tratti di uso civico, no? Di terreno gravato dell'uso civico. Il diritto del cittadino ad andare a pascolare, questo è l'uso civico del pascolo. Comunque voglio dire, o in un caso o nell'altro, l'importo è spropositato. L'importo è spropositato, ma è spropositato perché il comune in queste due ha commesso un errore grosso quanto una pietra, perché ha applicato per le matine il canone delle terre usurpate. Esatto, quindi e comunque, ma comunque allora, l'importo è incredibile. Se non capiamo questo, noi possiamo andare fino alla Corte Costituzionale europea, ma qui c'è un errore di fondo, perché il Comune... Colui il quale ha scritto questo documento del Comune non si è reso conto che la cifra non era proponibile. Perché poi è scaturito, diciamo, da una tabella, e il Comune poi dice che bisogna applicare quella tabella. Ma quella tabella, ripeto, è valida per le terre usurpate. Andiamo in Consiglio di Stato. Il ricorso in Consiglio di Stato di questo cittadino, per fortuna, viene accolto in parte. E veniamo a quello che è successo. L'interpretazione di questa sentenza. Anzi, questa sentenza la cito, così se qualche avvocato... Certo, sicuramente interesserà molti, perché è una vicenda della quale si parlerà. Questa è la sentenza numero 05373 del 2015. Quindi è recentissima. Ed è 26 di questa qui, del 26 novembre. È recente, del molto 2015. Recente. Allora, tutto sta... Ora, in seguito a questa sentenza, il Comune ha bloccato le richieste di affrancazione, perché deve riportare la questione in Consiglio Comunale. Ah, quindi se ne parlerà in Consiglio Comunale di questa vicenda. È una cosa proprio in base telespettatori. Ora, vediamo la sentenza, perché se si sa la storia, si capisce la sentenza, se non si sa la storia. Questo. Abbiamo parlato di arabo. Certo. È arabo per chi se non capisce niente. Certo. Perché è stato occupato ora. No, è arabo. La sentenza in sostanza ha dato ragione al comune per quanto attiene il metodo usato dal comune. Io ho detto, per esempio, prima che volevo l'aggiornamento con l'indice Istat, al Consiglio di Stato ha detto: vabbè, dove sta scritto? Il comune ha usato un'altra strada. Bene. Poi ho detto che non devi tener conto dell'edificabilità dei terreni. Ho avuto torto, perché il Consiglio di Stato ha detto no, fa bene il Comune a tener conto dell'edificabilità dei terreni, però per quanto attiene il calcolo è sbagliato, ha ragione la parte attoria. Questa è la sentenza. Poi il Consiglio di Stato ha aggiunto altre due cose non oggetto di causa, cioè si è sovrapposta con altre due, diciamo, volontà, dove ha detto il Consiglio di Stato, siccome il pascolo si esercitava per due mesi l'anno, tu la somma la devi dividere per sei.
E poi, siccome per incentivare il cittadino a fare la francazione, perché posso anche non farla, certo, con queste c'è cifre. Una legge regionale che dice che se il cittadino fa richiesta ha diritto a uno sconto del 20%. Questa è la sentenza. Allora il comune cosa può fare? Dice, no, a questo punto, le cifre che ti abbiamo chiesto, ah, poi dici che 10 anni non li puoi richiedere, ma 10 anni daremo solo 5. Allora il comune. Quindi sono mazzate, se uno poi chiede gli ultimi 5 anni sono mazzate. Allora il comune dice, vabbè, a questo punto facciamo ciò che ha detto il Consiglio di Stato, cioè le somme che ti abbiamo richiesto le dividiamo per 6, ti diamo il 20% di sconto, è fatto. No, è l'errore che c'è a volte. Allora io cittadino che ho fatto ricorso, su che cosa ho avuto ragione? Già che quelle altre due cose finali ammesse il Consiglio di Stato non oggetto della causa, su che cosa ho avuto ragione? Ho avuto ragione sul calcolo, perché tu hai applicato il canone degli stati occupatori al decreto Matin. E siccome le terre di questo cittadino appartengono al decreto Matin, tu mi devi applicare il canone del decreto Matin. Che tu stesso, comune, nella delibera hai detto che per differenziarlo da quello degli stati occupatori bisogna dividere per 20. Quindi, dai calcoli che faccio io, eppur rispettando il metodo, cioè che l'indice al comune ha fatto un'altra strada, che bisogna tener conto, si riduce questa somma da 2.600.000 euro, si riduce a 14.000 euro. Quindi, che già è diverso. Che già è diverso, ma è anche più comprensibile. Stiamo parlando 14.000 euro per tutti i 41.000 euro. Poi c'è tutto un discorso di incenso. Quindi ad ettaro quanto sarebbe, più o meno? Giusto per far capire ai nostri telespettatori che magari sono proprietari solo di un ettaro o due ettari. Stanno 500, 600 euro ad ettaro. Beh, insomma, sarebbe già più accessibile, ammesso che questa cosa sia proponibile. Di un terreno privato. È incredibile. Di un terreno privato, non di un terreno di uso civico, ma di un terreno gravato da uso civico. Certo. Proprietà privata, ma gravata da uso civico, che in questo caso il diritto a pascolare, e mi puoi chiedere tutte queste somme. E il comune cosa può fare oggi allora? Il comune dovrebbe rettificare. Ma può decidere di addirittura abbassare queste tariffe? Forza. No, dico abbassarle ulteriormente rispetto ai vostri calcoli. Cioè può decidere, la applico però... Se il comune la ritenga un'ingiustizia, potrebbe ancora abbassare, perché se il comune avesse fatto per esempio l'aggiornamento con l'indice Istat, che è possibile per legge, ma le somme si riducevano ancora. Quindi è un suggerimento che possiamo dare oggi ai nostri amministratori, cioè qualora volessero dare una mano ai cittadini. C'è di più. Io mi sono sempre offerto sia l'amministrazione precedente e approfitto con di questi incontri, perché sono disponibile a dare una mano, a relazionare anche in consiglio comunale su queste cose, perché è una materia che non tutti conoscono, quindi sono appassionati. Posso aiutarli, non è che come no, per pretendere come no, che deve essere per forza come dico io, ma con dati, con carte alla mano, ragioniamo sulle cose. È inutile allora, siccome questa poi diventa competenza dei funzionari, perché poi l'organo politico non è che può avere molta efficacia, il funzionario ha paura ancora, con un suo provvedimento va a a danneggiare, ad inficiare il comune, e quindi domani potrebbe venire la Corte dei Conti su di me. Invece bisogna capirle le cose, quindi e poi c'è tutta la questione di licenze, quella è un'altra storia che è inutile. Noi ci limitiamo oggi a questa sentenza che riguarda le terre Matin, perché questo cittadino che ha fatto ricorso è proprietario di terre che ricadono nelle terre Matin, e fanno parte del decreto. È un caso come ce ne saranno tanti, perché i nostri concittadini sono tutti, quasi tutti, proprietari di terreni. Quindi è un'altra cosa, approfitto di questo incontro per dire che il comune possiede 4.500 tomoli nel territorio di Spinazzola, Poggiorsino, le cosiddette masserie del comune, che ritiene il comune che sia demanio e come tale questi terreni non possono essere venduti. Invece non è così. Forse è l'unico patrimonio
che ha il comune sono proprio le masserie, perché non provengono da Federico II, che tutto ma sono successive. Quelle sono, perché sempre per, diciamo, elargizione dei regnanti, noi tenevamo l'uso civico, i cittadini di Altamur, sulle terre del Garagnone. Noi potevamo andare a pascolare, a seminare. Allora, il proprietario nel 1808, siccome furono emesse le leggi eversive della feudalità, questo proprietario, temendo che poteva essere danneggiato da una commissione, fece l'accordo col comune nel 1809, dicendo: io vi do un terzo e non mi venite più a rompere le scatole. Quindi tutto il Garagnone era di 21.000 tomoli, il comune ne ebbe 7.000. Quindi queste sono le cosiddette masserie del comune, che provengono da questa convenzione. Ma sono in uso, sono abbandonate? Vengono date in fitto, e non so se il comune riscuote il fitto, o qualche uno che l'ha preso in fitto, l'ha dato in subaffitto, c'è tutto. Non si sa, non si capisce. Andrebbe fatta una ricognizione anche su questo, perché sono proprietà del comune. Gli affittuari di queste terre del Garagnon per 10 anni diventarono proprietari, quindi dai 7.000 meno 1.400. Poi una parte di queste terre del Garagnon furono permutate con un certo ente, si chiamava Monte a Molteplico, che aveva dei terreni vicini ad Altamura. Siccome quelli erano troppo lontani, non potevi comune quotizzarli, assegnarli. Allora fece una perdita con un cosiddetto Monte a Molteplico, che per due parole ti dico che cos'è. In Monte a Molteplico c'è nel 1600, i cittadini di Altamura volevano il vescovo, perché Federico II diceva: chi la fate, però ci deve stare sempre un prete dalla terra, non un vescovo. Cioè il prete deve dipendere dal Papa e dal re. Allora, però i cittadini dicevano: noi vogliamo il vescovo. Allora l'imperatore dell'epoca dice: va bene, se voi mettete i soldi per pagare, sostenere le spese del vescovo, io ve lo accordo. Allora incominciarono a raccogliere soldi, qualcuno donava abitazioni, qualcuno donava terreni, cioè diventò praticamente questo. Perché Monte a Molteplico? Perché avevo quasi una cosa che doveva crescere. Aveva una funzione anche di banca, perché prestavano i soldi, sì. Quindi era proprio una specie di banca. E alla testa misero un sacerdote, un certo pellegrino. Se non che poi il re, non dette più il permesso. Allora questo Monte a Molteplico diventò praticamente, diciamo, gestito per altre funzioni. Allora, tra il comune di Altamura e la Chiesa nacque una contestazione, perché dice: no, noi, tutti i beni del Monte a Molteplico appartengono, diceva la Chiesa, a me. Invece il comune dice: no, a comandare abbiamo messo un prete, però aspetta, no. Ci fu una causa, la vinse il che il dovrebbe stare qua, la sentenza, la vinse praticamente il comune, e quindi il comune teneva questo bene. Il Monte a Molteplico finanziò l'università. Tanto è vero che dove c'è la sede dell'università, in mezzo al corso, dove c'è l'atrio del vescovile, sì. Se uno entra in quell'atrio, sugli ingressi di fronte, sopra c'è proprio una piccola piastrella, e se uno va a leggere, dice Monte Molteplico, cioè proprio a testimoniare che questo la Monte Molteplico, questo Monte delle Scuole, aveva aiutato l'università, che aveva sede in quel luogo. Nel corso di Altamura, allora, nel corso quindi, Federico. Praticamente, vabbè, cosa voglio dire? Se si conosce la storia di Altamura, si può comprendere quali sono anche le motivazioni. Si comprende anche tutta la materia. Il criterio. Se non si conosce la storia, improvvisare, si commettono degli errori, la palissiane degli errori, certo, enormi. È abbastanza complicata questa materia. Con le due delibere, 57 e 22. Noi siamo consapevoli del fatto che non avremo esaurito tutta questa materia chiaro, oggi, ci mancherebbe, abbiamo solo accennato, però da oggi si apre una discussione su questa vicenda. Io sono disponibile anche a ritornare qua, come noi, tanto che mi ha chiamato e noi ne siamo grati, lo giudice del PD che mi ha chiesto se posso partecipare per una conferenza, io sono disponibile, purché questa materia venga una volta per sempre, diciamo, esaminata e chiarita. E mettiamo un punto fermo,
su questa storia. Perché sarà una vicenda della quale si parlerà nei prossimi mesi. Perché le grosse partite, sapendo, poi si era sparsa la voce che io ero, diciamo che sono diventato indegnamente un esperto di queste cose, molte sono venute da me, io ho consigliato, dicendo fermatevi, perché prima dobbiamo vedere che risultato abbiamo dal Consiglio di Stato e poi riprendiamo. Poi cercheremo di capire quindi come muoverci. Tutte le grosse partite, nessuno ha fatto la richiesta, cioè il Comune è come le tasse, se tu abbassi le tasse il Comune potrebbe incassare un sacco di soldi perché chiede cifre, diventano abbordabili. Il cittadino dirà, va bene, senti, io non affrago niente. Fammi il ruolo dei canoni e io ti pago. Siccome il Comune non è in grado di fare il ruolo dei canoni, quindi queste somme il Comune non incasserà mai. Vabbè, allora abbiamo chiarito questa, speriamo di aver dato un'infarinatura su questa vicenda, è molto complicata, però ritorneremo su questo argomento. Non è che inoltrare in date, assolutamente. Io ho tutta una documentazione. Bisognava essere abbastanza semplici anche nell'esposizione, perché altrimenti poi i nostri telespettatori... No, è troppo complicato. Sarebbe diventata una cosa parecchio complicata. Allora, noi ringraziamo l'ingegner Giovanni Grazie Martinucci, che è stato qui con noi a parlarci di questa vicenda esoterica, come l'ha giudicato, ed è vero, perché è molto complicata. Ne riparleremo, ovviamente, perché... Sarà oggetto di Consiglio Comunale. Quindi vedremo anche come si muoverà questa amministrazione su questa vicenda, se userà le scarpe chiodate, se userà i pattini, chissà come si muoverà, o le pantofole. È il cittadino, vuol dire che entra di nuovo alla cioè, perché il Comune dice, perché il Consiglio di Stato non ha chiarito che per il canone delle matinde bisogna dividere, ma che il Consiglio di Stato si mette a fare i conteggi? Certo, è un fatto di buon senso, Ma loro, cioè il Comune, gli funzionari, devono mettere la mano sulla coscienza, perché se è evidente, è chiaro che c'è un errore, che mi hai applicato il canone degli stati occupatori, me l'hai applicato per le macchine, questo problema lo dobbiamo risolvere, cioè se 2 per 2 fa 4 e tu dici che fa 10, ma insomma c'è bisogno che mai c'è un Consiglio di Stato. Certo. Questo è tutto. Va bene, grazie a tutti per averci seguito. Grazie anche a voi quest'oggi, grazie ai nostri telespettatori che ci seguono ogni giorno, sia in Puglia che in Basilicata, un grazie di vero cuore. A domani con Felice Griesi e Canale 2 c'è, per fortuna Canale 2 c'è, dopo il TG. Grazie a tutti.